Allora, buonasera e ben ritrovate, ben ritrovati. Questa lezione di psicologia generale per il PF24 è dedicata, come vi avevo anticipato, allo studio delle nostre capacità di ragionamento, intese proprio come quella intelligenza razionale che l'essere umano in qualche modo ha sempre voluto ascrivere a se stesso. In particolare in psicologia. Interrogarsi sul ragionamento significa in qualche modo porsi delle domande su che cosa significa essere intelligenti, che cos'è un comportamento intelligente, che cos'è l'intelligenza. Sono le domande che in qualche modo sono alla base dello studio psicologico delle capacità cognitive avanzate, delle capacità cognitive che in qualche modo tendiamo a identificare con un certo tipo di attività presente all'interno dei lobi frontali del cervello, e che in qualche modo costituiscono la cifra stilistica della nostra specie, almeno secondo noi. Dico almeno secondo noi perché in realtà gli studi di psicologia comparata e in realtà pure l'esperienza empirica di chiunque si sia avvicinato abbastanza in maniera abbastanza stretta a un animale, vivendoci insieme, sa che gli animali sono assolutamente intelligenti e che mostrano un'intelligenza, tra virgolette, superiore, proprio come la nostra, per moltissimi aspetti. Tuttavia, ovviamente, intelligenza è un costrutto complesso, no? Da affrontare. E come abbiamo fatto in precedenza per altri aspetti della mente umana, ci avvicineremo ad essa partendo da alcune funzioni che, ovviamente in maniera arbitraria, ma per delle ragioni tanto didattiche quanto in passato sperimentali, sono state più facili da operazionalizzare e quindi da isolare. In particolare, partiremo da quelle capacità che noi inseriamo sotto l'etichetta di presa di decisione o decision making in inglese. Certo, per partire da questo, per organizzare questo discorso, bisognerebbe sempre in qualche modo muoversi intanto da una riflessione che è una riflessione più antica, no? L'essere umano ha sempre interrogato se stesso rispetto a queste capacità che dovevano sembrargli uniche, quelle di comprendere il mondo in maniera astratta. E come probabilmente sapranno tutti coloro che vengono a un percorso liceale, o hanno eventualmente studiato filosofia più tardi, il problema del ragionamento era una delle ossessioni dei grandi pensatori dell'antichità, come Aristotele, in generale, ma non soltanto Aristotele, diciamo che era soltanto il più famoso, il più mainstream. I filosofi, già a partire dall'età immediatamente socratica e post-socratica, si sono posti tantissimi problemi rispetto a che cos'è il ragionamento, quali sono le modalità del ragionamento, anche perché la loro cultura era una cultura che cercava di arrivare a una verità scientifica, la famosa episteme di cui abbiamo parlato. Ecco, in questo caso, già per esempio nell'antichità, si tendeva a dividere le nostre modalità di ragionamento in ragionamento induttivo e ragionamento deduttivo. Che cos'è il ragionamento induttivo? È quello che consiste nel procedere dal particolare, dai singoli elementi dell'esperienza, per poi tentare una generalizzazione di regole. In che senso? Facciamo un esempio. No, io ho sempre visto che se metto qualcosa in pentola sul fuoco e lo lascio troppo a lungo si brucia. La mia esperienza mi dice che ogni volta che lascio troppo tempo qualcosa sul fuoco, questo si carbonizza e si brucia. Ne deduco una regola generale, che ne generalizzo la regola induttivamente e dico: ogni volta che si lascia qualcosa troppo tempo sul fuoco, questo si brucerà. Ok? Il ragionamento induttivo è molto potente da un punto di vista euristico perché ci permette di conoscere nuove verità, no? Noi come conosciamo il mondo? Cercando le regolarità che troviamo in esso e creando delle regole a partire da questa cosa qua. Io ho sempre visto che se un cane mi guarda fisso, così incognisco, sta per attaccare, poi mi attacca, ogni volta che vedo il cane fare quella faccia, so che quello significa che non mi ci devo avvicinare. Certo, però, l'induttivismo da un punto di vista, il ragionamento induttivo da un punto di vista logico ed epistemologico, presenta anche un po' dei problemi.
Avete mai sentito parlare del tacchino di Russell? La storia del tacchino di Russell. Il tacchino di Russell non è perché era proprio il tacchino di Bertrand Russell, è Bertrand Russell, il grande logico e matematico che utilizza questa storiella per spiegare le falle del ragionamento induttivo. C'è questo tacchino che viene dalla fattoria ed è un tacchino fieramente induttivista perché lui ha studiato e quindi si rende conto che il ragionamento induttivo è molto potente. E quindi cosa fa? Ha un piccolo taccuino dove appunta tutte le esperienze della sua vita e si accorge che ogni volta all'alba, dopo un quarto d'ora che il sole è sorto, arriva Jack il fattore e gli porta il Gran Turco. E quindi lui comincia a puntare che ogni giorno succede questa cosa con questa regolarità e un giorno si gira dagli altri tacchini e dice: è una regola generalmente valida che Jack, il fattore, alle 6 e un quarto ci porterà il Gran Turco. Tutti quanti sono contenti. Il giorno dopo, il 4 luglio, c'è la festa e scusate, il ringraziamento e il tacchino viene ucciso. L'induttivismo, il ragionamento induttivo, non ci dà garanzia del fatto che quello a cui noi arriviamo sia poi vero, effettivo. Il problema della verità eventualmente è risolto dall'altro tipo di ragionamento, cioè il ragionamento deduttivo. Il ragionamento deduttivo è quello che probabilmente molti di voi conoscono nella forma dei sillogismi aristotelici. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. Come funziona? C'è una premessa maggiore che dice una verità. C'è una seconda premessa detta minore che dice che sistema all'interno dell'insieme della premessa maggiore un certo elemento. Da questo ne discende l'ultima frase che è una conclusione. Il ragionamento sillogistico, il ragionamento deduttivo, ha esattamente i pro e i contro opposti del ragionamento induttivo. Se le premesse sono vere, il ragionamento è sempre vero per forza, ok? La conclusione è sempre vera. Tuttavia, il sillogismo, il ragionamento deduttivo, è un ragionamento di tipo chiuso, non mi dice qualcosa davvero di più di quello che sapevo prima. Se io dico tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, è sicuramente vero che Socrate è mortale, ma tutto sommato io già lo sapevo. Ecco, questo è il motivo per cui noi abbiamo cercato in qualche modo di dare vita a un metodo che poi è il metodo scientifico, che è un metodo particolare che abbiamo anche visto un po', no? L'abbiamo un po' accarezzato nelle prime lezioni. Abbiamo dovuto costruire un modo per essere più sicuri di queste modalità di ragionamento basiche che abbiamo tutti quanti come esseri umani. Ma se vogliamo complicare ancora di più la vicenda, io vi potrei dire qualche cosa che, come dire, che l'uomo, soprattutto lo scienziato occidentale, bianco, maschio, etero, non è che abbia mai voluto accettare molto nel suo tentativo di dominio della natura che era partito con Bacon, però la verità è che gli esseri umani è anche abbastanza raro che utilizzino il ragionamento induttivo e il ragionamento deduttivo. Questo perché, l'abbiamo già detto l'altra volta, no? L'abbiamo già detto nella scorsa lezione, in realtà noi siamo degli avari cognitivi. Noi non abbiamo particolarmente incentivi, che non sia quello della sopravvivenza, per impegnare le nostre forze sempre e comunque. Le tiriamo fuori, le applichiamo soltanto effettivamente nel momento in cui la nostra sopravvivenza è messa a rischio, oppure ci si pone un problema, questo lo vedremo fra un pochino. Ecco. Alcuni non sono propriamente gli psicologi, in realtà sono degli economisti che l'hanno proposta questa cosa qui, ma l'economia spesso fa delle incursioni nella psicologia, soprattutto insomma, a partire dagli anni 90. Qualcuno ha chiamato l'essere umano un animale razionale ma con due sistemi e ha chiamato questi due sistemi il sistema 1 e il sistema 2. Il sistema 2 è quello che io ho appena descritto con i ragionamenti deduttivi induttivi, è quello in cui ci mettiamo a pensare al problema e cominciamo a utilizzare le nostre risorse per pensare. La verità è però che nella maggior parte dei casi, quando noi prendiamo una decisione, noi non ci affidiamo a ragionamento, ma ci affidiamo alle euristiche. Che cosa sono le euristiche? Le euristiche sono quelle scorciatoie cognitive che noi applichiamo perché l'esperienza o perché alcuni aspetti selezionati dall'evoluzione ci suggeriscono che possano funzionare, che potrebbero funzionare con buona probabilità,
Sono una sorta di modello di presa di decisione, molto rapida, molto efficace nella maggior parte dei casi, ma che può condurre a dei problemi, che può condurre a degli errori di ragionamento. Questi errori di ragionamento sono quelli, ve li dicevamo già ieri, sono quelli che chiamiamo bias o errori di giudizio, o errori di giudizio in senso lato, a volte possono anche rivelarsi dei veri e propri pregiudizi, dopo lo vediamo. Cosa sono? Intanto beh, si scrive bias, si legge bias, plurale, biases in inglese, e se questo è uno dei termini che nel compito scritto è emerso proprio nelle migliori maniere, ho avuto spelling the bias in ogni caso, quindi lo specifico, scrivo bias, sono il risultato di alcune distorsioni oppure degli errori che commettiamo sistematicamente che possono colpire i diversi momenti del processo di presa di decisione. E certo, voi qualcuno potrebbe dire, ma perché le adottiamo? Le adottiamo perché se in realtà sono comode, sono sempre state comode nel corso della nostra vita. Ne abbiamo già parlato nell'ultima lezione. Noi tendiamo essenzialmente anche a costruire delle categorie che evitino di farci pensare o che ci diano una risposta efficace e valida in un tempo minore, con minor spreco di energie di quanto non ne servirebbe ragionando su ogni tipo di aspetto che in qualche modo può concorrere alla presa di decisione. Facciamo alcuni esempi. Uno l'abbiamo già visto, no? L'abbiamo visto ieri. L'euristica di disponibilità è quella che noi usiamo essenzialmente quando dobbiamo prendere una decisione, di solito sul futuro, e mettere una valutazione rapida su certi fatti, su certi fenomeni. È quello che vi dicevo ieri, quando vi dicevo. Se vi chiedo qual è la malattia che provoca più morti al mondo, tutti quanti di colpo, circa il 70-80% del campione risponde sempre i tumori. Perché? Non perché i tumori provochino effettivamente più morti, è l'infarto che provoca più morti al mondo, ma il tumore è associato da sempre all'interno di una narrazione pervasiva, continua, multilivello, all'idea della morte, e sapete, no? I medici lo chiamano K per non farlo capire al paziente. Ancora oggi, all'interno delle famiglie, quando qualcuno si ammala di un disturbo neoplastico, di una malattia neoplastica, un tumore, un cancro, si dice gli è venuto il brutto male, quasi ci fosse un'aura di innominabilità rispetto al tumore. Vi consiglio, tra l'altro, per chi fosse interessato a queste questioni sul linguaggio o anche a questioni di genere, la lettura di Malattia come metafora di Susan Sontag, un libro molto bello che io ho trovato anche molto comodo e utile, come dire, all'interno di questa pandemia. È chiaro che l'euristica di disponibilità ha dei problemi che possono essere, insomma, come dire, anche abbastanza evidenti, anche e soprattutto se vengono, come dire, accompagnati da una sorta di impoverimento intellettuale, cognitivo, culturale che può essere dato dall'ambiente. Molti di voi faranno l'esperienza, se non l'hanno già fatta, di insegnare nelle periferie o in zone, come dire, particolarmente difficili del tessuto sociale urbano. Vedrete che, per esempio, moltissimi fenomeni, per esempio il fenomeno del razzismo diffuso nei confronti dei migranti, oppure per esempio anche di persone che non sono migranti e che magari sono anche cittadini italiani, ma appartengono a un particolare gruppo culturale o etnico, mi sto riferendo ai Rom e ai Sinti, cioè i cosiddetti nomadi. L'idea, no, nella periferia romana, dove io lavoro anche, più comune è quella che gli zingari rubano. Nessuno ha mai visto effettivamente una persona di origine rom o sinti magari rubare, ma ne hai visti tanti in televisione. E hai visto la narrativa. Io non sto parlando ovviamente dei grandi gruppi criminali, che sto parlando, non è che lo sappiamo tutti. I Casamonica fanno molto più che rubare, insomma. Là si tratta di un sistema mafioso. Io sto parlando proprio di quelli di strada, o i nomadi rubano i bambini, rapiscono i bambini. Questa è un'altra grandissima cosa molto diffusa. Perché la gente risponde così? Perché si crea un odio che è anche di inconoscibilità nei confronti dell'altro. Perché c'è una forte disponibilità di un certo tipo di informazioni che hanno anche un impatto di solito emotivo molto importante, no? Per esempio, in questo caso si gioca sulla paura.
Ma anche per esempio chi costruisce le fake news di solito sfrutta tantissimo il bias di disponibilità, no? Una cosa molto, molto particolare che ha a che fare con questo bias e anche con un altro che vedremo fra un po', è per esempio l'idea che si possa in qualche modo... Se io vi chiedessi quanti migranti pensiate che siano arrivati nell'ultimo anno in Italia? La maggior parte della gente, quando gli si chiede questa cosa, tira fuori una cifra che è nell'ordine, che ha almeno 3 zeri. In realtà, beh, a parte l'ultimo anno, sono stati pochissimi, nel senso in generale, anche nei grandi anni degli sbarchi, di solito si parlava di centinaia di persone. Però se io vedo tante volte in televisione tante navi che arrivano, penso automaticamente che quelle navi sono sempre tante. Ricordate quella storia per cui noi accumuliamo sempre informazioni, no? Se io sono bombardato da un'informazione in cui si dice, anche che ne so, io ricordo quando ci fu il grande ingresso dai paesi dell'est, dell'area dell'ex Jugoslavia, che sembrava che fossero arrivate milioni di persone in Italia, no? Erano arrivate 2000 persone su 65 milioni di abitanti. Però sembrava ci fosse stata un'orda, perché? Perché c'erano solo televisioni che ti facevano vedere in continuazione queste scene di gente che passava la frontiera. Ecco, in questo caso, come dire, la disponibilità di una certa informazione, questo valeva anche per esempio per la generazione vecchia, per noi non funziona più, anzi è il contrario, però vedete come può cambiare l'impatto culturale anche sulla cognizione. Se voi a una persona di 60 anni gli dite mi dici qual è il mezzo più pericoloso del mondo, lui ti risponde l'aereo. Perché ogni volta che c'era un disastro aereo, c'erano solo immagini di disastri aerei. Gli aerei ovviamente fanno pochissimi incidenti, cioè sono proprio pochi, si contano, come dire, non so se ci sono stati 1000 incidenti di aviazione civile dal 45 a oggi. È chiaramente l'automobile il mezzo più pericoloso. Però, per esempio, per rendersi conto di questo c'è voluta una grande campagna che noi abbiamo subito, io dico noi, insomma, della generazione di cui io magari sto nella mediana, in questa classe. Abbiamo visto in continuazione, no? Immagini di incidenti di auto, la sicurezza stradale è diventato un tema collettivo. Oggi noi, per esempio, se ci dicono è il mezzo più pericoloso, diciamo la macchina, se vivi a Roma dice il motorino, però in senso tendenzialmente siamo là. Siamo molto influenzati dalla disponibilità dei ricordi, soprattutto dei ricordi che abbiamo da un punto di vista emotivo. C'è poi un'altra euristica che in qualche modo può essere collegata a essa, che è l'euristica di rappresentatività. Che cos'è l'euristica di rappresentatività? È l'euristica che mi dice non pensare veramente a chi hai davanti o a cosa hai davanti. Se c'è un elemento che ti ricorda, che è rappresentativo di qualcosa che già conosci, allora basati sul fatto che c'è questo elemento lì. L'esempio che si fa in questo caso, per esempio, è il caso dei Rasta, no? Vedi che vi raccontavo ieri. Vedo uno con i dread e penso, beh, quello si farà le canne. Perché? Perché c'è un elemento rappresentativo di un gruppo culturale che io conosco e di cui ho una certa disponibilità, per cui magari davanti c'è una persona che invece non si fuma neanche le sigarette. Ciononostante, che cosa faccio? Prendo il primo elemento rappresentativo e giudico sulla base di quello che ho già conosciuto in passato rispetto a quel gruppo lì. Questo ovviamente è un bias che noi usiamo tanto in qualsiasi tipo di contesto e a volte anche in maniera molto efficace. Per esempio, noi non è che ogni volta che ci avviciniamo a una maniglia pensiamo: ma adesso io che devo fare con sta maniglia? Vedo la maniglia e dico, guarda, questo è un pezzo di muro in cui sopra ci sta dentro un pomello e ogni volta che ho visto una cosa del genere, quella era una porta, quindi pure quella sarà una porta. Se ci pensate è comodo, no? È comodo poter prendere un elemento anche più o meno rappresentativo e dire, beh, quello funzionerà così. È un po' un problema quando invece la cognizione che va a costruire è una cognizione di tipo sociale, questo ve ne rendete conto da voi, no? Perché questa è la base fondamentalmente degli stereotipi. Gli stereotipi sono esattamente questo, cioè gli stereotipi sono
Quando se ti presenti da una donna e dici: ciao, ti ho portato un mazzo di rose, e quella gli dice: a me le rose mi fanno schifo, capito? Volevo che mi portassi una bottiglia di whisky. E tu fai: ma come? Ma come, tu sei una donna? Ecco, quella è una stronzata, perché è soltanto un bias di rappresentatività. Non è che se una persona appartiene a un genere, allora c'ha i presunti meccanismi di, presunti attribuiti di un genere o di un gruppo sociale o di un gruppo culturale. Il problema è che noi ci facciamo fregare perché? Perché intorno a noi c'è una grandissima varietà di elementi e, come abbiamo visto nella scorsa lezione, noi tendiamo a costruire delle categorie. C'è una frase di un libro di Alport che è bellissima. Alport è uno psicologo sociale, non so se poi riusciremo a avere modo di rinfilarcelo dentro a queste lezioni, però lui, per racchiudere tutto il problema degli esseri umani e del fatto che non pensavano, scriveva questa storiella nel suo libro. E diceva, il libro si chiama The Problem of Prejudice, no, The Nature of Prejudice, la natura del pregiudizio, tipo il 54 se non sbaglio. E racconta questa storia, dice: ci sono due uomini seduti sul ciglio di una collina con davanti un'altra collina, e questi due fanno, uno fa all'altro: vedi quell'uomo sull'altra collina? E quello dice: sì. Io lo odio. E fa: perché lo odi? Manco lo conosci. E lui fa: è proprio per questo che lo odio. Noi tendiamo essenzialmente, spesso, a non ragionare veramente su chi ci abbiamo davanti e pensiamo semplicemente che possiamo usare la rappresentatività di qualcuno. Questo, la rappresentatività di qualche elemento per giudicare qualcuno. Per esempio, c'è questo esperimento, quello di Tversky e Kahneman, no? Dice: Steve è molto riservato e timido, è sempre pronto a aiutare gli altri, ma non gli piace stare in mezzo a troppa gente, preferisce spazi silenziosi. Stabilite con quale probabilità Steve è un pilota, un operaio, un bibliotecario. E tutti quanti: beh, bibliotecario, ci sono degli spazi ampi e silenziosi nella descrizione. Ma chi te l'ha detto? Cioè, ma chi da cosa ne come fai a sostenere una cosa del genere? Il lavoro non è che dipende da questo tipo di fattore qui. Alla stessa maniera, io questa la faccio sempre ai miei studenti, soprattutto della triennale, e io dico: forse ce l'ho anche qua, aspettate. No, ce l'ho in maniera diversa. Vabbè, ve la racconto io, non guardate il testo così. Di solito racconto questa storia e dico: Linda ha 25 anni, è una ragazza molto solare ed estroversa, fa un piccolo lavoro part-time, e spende molti soldi per acquistare dei libri ogni mese. Determinate con quale probabilità Linda è una. Come so, qua opzioni. Linda fa la commessa a una studentessa universitaria. Tutti quanti dicono: è una studentessa universitaria. E perché? E te dicono: beh, perché compra tanti libri. E io dico: ma perché gli studenti universitari comprano i libri? Gli studenti universitari di 24 anni comprano i libri. Statisticamente è la categoria che compra meno libri. Lo studente universitario il libro solo fotocopia. Non c'è nessuno, anche quando c'è una correlazione statistica che è completamente contraria, le persone comunque tendono molto a basarsi sull'unico elemento che gli dà sicurezza. Questo tipo di effetto è anche noto. Questo ve lo stacco un attimo, ve lo racconto vis-à-vis. È l'effetto alone. Non so se avete mai sentito parlare dell'effetto alone. L'effetto alone è un altro bias di cognizione sociale, che è un bias particolarmente, come dire, problematico, è quello della prima impressione, ma anche della prima parola che viene detta. Io di solito in classe divido in questa lezione la classe in due gruppi e gli do dei foglietti da far vedere, oppure scrivo delle cose alla lavagna e gli dico: fammi una descrizione. Bisogna fare il task è: fate una descrizione di una persona, cioè immaginatevi come possa essere sta persona a partire da una frase che vi viene detta. E il task è uguale per tutti e due i gruppi, ma cambiano le frasi. Nel primo gruppo c'è scritto: Giulia è una persona fredda, molto attenta al proprio lavoro e in grado di gestire molto bene le relazioni con i suoi amici. Nell'altro gruppo c'è scritto: Giulia è una persona calorosa, è molto attenta alle questioni di lavoro e molto brava a gestire le relazioni con i suoi amici. Cioè, la stessa frase, però nel primo gruppo gli ha detto che Giulia è una persona fredda, nel secondo gli ho detto che Giulia è una persona calorosa.
Le descrizioni che fanno i due gruppi sono due persone completamente differenti. Nel primo caso è una persona, capito, molto attenta, precisa, che sta a casa, che non esce mai con gli amici, ma che ci esce soltanto in momenti controllati perché lei vuole fare successo nella vita. Nell'altro gruppo invece è una caciarona che però è molto brava e brillante e geniale. Perché? Perché ci siamo basati su caldo e freddo. Noi la prima impressione può essere devastante, la prima impressione può essere devastante. Per noi, perché la prima informazione che noi cogliamo è la prima informazione che cercheremo poi di massimizzare. Questa cosa è vista anche. Aspetta, Nadia, i fiori di zucca. Ah no, quello è Gianmarco che parla di fiori di zucca. Ci può essere effetto. Brava Nadia, bravissima, te lo stavo esattamente per dire, vi stavo esattamente per dire questo. L'effetto alone ha anche una serie di corollari che dipendono molto dai contesti o per esempio dalle culture. Per esempio, nelle culture occidentali noi soffriamo di un'altra forma di effetto alone che si chiama l'effetto Kalowska-Jagatos. Cioè noi tendiamo a pensare che le persone belle siano più brave degli altri. Lo so, è orribile questa cosa, no? È una cosa, cioè se ci pensate razionalmente è una stronzata. Eppure noi pensiamo istintivamente, i greci ci hanno fatto un tenet culturale, i greci ci hanno fatto proprio una regola culturale, no? I 300 spartani sono 300 uomini bellissimi, chi è che li tradisce? Una persona deforme. Beh, se, pensateci, no? E noi tendiamo immediatamente a favorire, a pensare che la prima persona bella sia migliore di una persona brutta. È un bias che va spezzato con la cultura. Questa cosa. Questa nostra tendenza si lega poi a un'altra orribile tendenza che noi abbiamo, che è quella delle cosiddette profezie che si autoavverano. E queste ne avete sentito parlare, no? È un bias, si chiamano self-fulfilling prophecies. E sono tante perché noi siamo in grado di raccontarci delle storie di ogni tipo. Cristiano, scusa, mi fermo un attimo. Cristiano dice una cosa interessante. Dice questo bias, il bias del Kalowska e Agathos, cioè ciò che è bello e anche buono, ha certo una radice evoluzionistica. Perché se io identifico un potenziale partner che potenzialmente sta in salute, visto che di solito lo standard della bellezza per molto tempo è stato associato a uno standard di salute. Sì, c'è ovviamente un valore di fitness, però, come dire, sono passati pure un po' di millenni, tutto sommato, no, ce la potremmo anche, visto che lo sappiamo, ce lo possiamo anche porre comunque come problema. Però vi dicevo. C'è anche una derivazione di questo tipo di fenomeni in un contesto come quello scolastico. In questo caso si chiama effetto Pigmalione, se le cose vanno bene, o effetto Rosenthal, che è proprio psicologia sociale, però già che ci stiamo ve lo dico. Che cos'è l'effetto Pigmalione? È quella profezia che si autoavvera, che hanno di solito i docenti quando entrano in classe e dicono: oh, ma guarda che bella classe che c'ho. Questi sono proprio bravi, eh? Questi mi faranno fare un semestre fantastico, mi divertirò tantissimo. Con questa convinzione io do il meglio di me. Perché se io sono convinto che voi siete bravi e vi piace quello che dico, allora io mi spenderò molto per questo corso. E quindi che succederà? Succederà che voi parlerete di più, perché io mi spenderò molto. E quindi ogni volta che voi parlerete dirò: vedi, c'avevo ragione, vedi questi quanto sono interattivi, vedi questi quanto mi stanno a far sta bene. E finisce che alla fine prendono tutti 30 e lode. Perché? E perché alla fine dovevi confermare entrare alla tua testa che questi erano proprio bravi, proprio come ti eri aspettato. Ora questo succede ogni tanto, però di solito succede il contrario, cioè succede l'effetto Rosenthal, che è molto triste perché spesso succede poi in quali contesti, ragazzi, proprio in quei contesti anche di estrema difficoltà, no? In cui magari uno si ritrova a insegnare veramente nella scuola di quarto giaro e la situazione è dura, e tu entri dentro e dici: tanto queste sono capre. Se tu parti da questo presupposto, non ti impegni minimamente, loro sentono che tu non ti stai impegnando, quindi fanno ancora più i discoli, e quindi tu dici: vedi, c'avevo proprio ragione, questi sono proprio delle capre. E alla fine della fiera tutti quanti vanno male, perché? Perché c'è un autoconvincimento. Questa è una cosa che in pedagogia speciale la insegniamo tanto, è molto importante sapersi tenere a mente l'effetto Pigmalione e l'effetto Rosenthal. Cioè io per esempio, è uno sforzo che faccio. Sempre anche capito, quello di lascia fuori qualsiasi problema nella tua vita che ci puoi avere, no?
entra dentro una classe e pensa: questa classe è migliore del mondo. Poi, per carità, le delusioni uno ce l'hanno tutti, ce le hai ogni tanto. Però io credo che un docente dovrebbe sempre partire con questo piede qua. Se sei il docente, c'hai la responsabilità tu rispetto alla tua classe, quale che sia la tua classe. Certo, qua c'è meno responsabilità perché siamo tutti adulti e maggiorenni, però nel liceo la responsabilità grande ce l'avete voi, qua io un po' di meno. Però credo che ogni docente dovrebbe sempre cercare di sfruttarla questa cosa, entrare e dire: ok, sta classe è figa, dai, diamo il meglio e per vedere poi cosa succede. Comunque sì, può succedere. Nadia, l'hai preso bene. E ci sono domande su quello che vi ho detto? Che alla fine ho fatto una lezione e mezza di psicologia sociale praticamente. Ci sono delle domande su questo? O posso andare avanti? No, allora andiamo avanti. Riprendiamo con le slide. E per l'appunto io vi stavo dicendo una cosa, cioè vi stavo dicendo, per noi questo primo impatto è sempre molto, come dire, importante. Ed è importante anche quando non sono le persone a essere messo in mezzo, ma anche quando per esempio dobbiamo stimare una situazione. Un'euristica molto famosa è l'euristica di ancoraggio e accomodamento. Anche su questo vi vorrei raccontare cosa faccio normalmente nelle mie classi quando ne ho la possibilità. Chiamo dei volontari e do loro un foglietto. All'interno di questo foglietto c'è un'operazione matematica. Che è la seguente: nel primo gruppo di volontari è 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 per 7 per 8. Nell'altro gruppo invece è 8 per 7 per 6 per 5 per 4 per 3 per 2 per 1. Ora io non mi ricordo quanto sia il risultato esatto adesso così su due piedi, comunque mi sembra che sia nell'ordine dei centinaia. Che cosa succede? Succede sempre che si toglie il foglietto a queste due persone, glielo si lascia 2 secondi e gli si dice: scrivi quant'è il risultato. Le persone non hanno avuto il tempo realmente di operare il calcolo. Quindi cosa fanno? Si basano sulla prima cosa che hanno visto, si ancorano alla prima cosa che hanno visto e poi accomodano. Il risultato ovviamente nei due gruppi è drammatico. Perché? La differenza di risultato è drammatica. Perché il primo gruppo è partito da 1 per 2 e poi ha visto che continuava, ha detto: vabbè, ma se sono partito da 1 per 2 arriveremo, che ne so, a 80. L'altro gruppo invece è partito da 8 per 7, quindi il primo risultato era 56 e quindi ha detto: se il primo era 56, figurati dopo come continua. Ok? E danno dei risultati molto diversi tra loro, le mediane dei risultati dei due gruppi sono molto diversi. Questa si chiama euristica di ancoraggio e accomodamento. Cioè mi ancoro al primo elemento che posso e poi provo a aggiustare un pochino. Ok? Questa cosa è anche molto sfruttata Ci sono tantissimi casi, no? Insomma, esempi che si potrebbero fare rispetto a questo tipo di euristica. Adesso però mo sto a pensare a una cosa che mi ricondurrebbe di nuovo alla psicologia sociale, quindi facciamo così, vado avanti e vediamo se ci sta tempo. Un'altra euristica importante, cioè un'altra scorciatoia mentale, ma più che una scorciatoia mentale, in questo caso è proprio una strategia che noi applichiamo in continuazione, ma che è molto utile. Sembra apparentemente dispendiosa, ma non lo è. Aspetta, Paolo, ho visto adesso la mano alzata. Scusa, dimmi pure, prima che prendo questo. No, più che altro mi è venuta una domanda effettivamente sull'effetto Rosenthal. Allora, questo tipo di effetto sia involontariamente o lo si può innescare in se stessi volontariamente? No, allora tu come bias ce l'hai involontario. I bias sono involontari per definizione, cioè li puoi ovviamente controllare, li puoi anche neutralizzare. L'effetto Rosenthal, cioè l'effetto Pigmalione, secondo me è un effetto che si può cercare di hackerare in qualche modo, visto che sai che è così, visto che sai che basta poco per dar vita a un circolo virtuoso. Io penso sempre che uno dovrebbe fare lo sforzo un po' di farsi il trucco mentale da solo. La seconda parte della tua domanda? No, più che altro è collegata a questo, perché se nel momento in cui entriamo in una classe ci ritroviamo una classe piena di gente che urla, che scassa banchi o che ha comportamenti del genere, non so se
Ci vuole molta forza di volontà per riuscire a pensare, guarda che bella No, classe, è vero, guarda, quest'anno. lo so, io ti capisco perché, nel senso, ti ripeto, io non insegno ai superiori, però comunque sia faccio l'educatore per i ragazzi con i DSA, vedi pure Claudia scrive udienza ingestibile, presidenza che invitano a non abbassare i voti, a non mettere le Allora, c'è un problema con la scuola in questo paese, sì. C'è un problema disciplinare nella scuola di questo paese, sì. Che poi però è un problema della società, non è che è un problema che sta solo nelle scuole. La questione è questa: ci sono delle cose, cioè io ho una mia carissima amica che ha insegnato italiano a un istituto odontotecnico a Prima Valle, cioè praticamente un posto dove la gente stava lì proprio per sua stessa missione aspettando che finisse la scuola dell'obbligo. E hanno fatto delle cose che lei ce l'ha raccontata, che diceva, vabbè, io vedi perché non potrei insegnare al liceo, mi avrebbero già denunciato, non lo so, mi avrebbero allontanato, perché effettivamente ci sono cose proprio che voi umani non potete immaginare. Però io, anche se è vero, non posso parlare per i licei, lo ammetto con molta modestia. Poi io ammiro molto il vostro lavoro, il lavoro che farete, il lavoro dei vostri colleghi, soprattutto quelli che si sono formati negli ultimi anni, che secondo me è cambiata molto la formazione. Ma io però vi dico una cosa, io lavoro con i disabili da tanto, cioè io lavoro con i disabili da 10 anni, e c'è una cosa che a me mi ha insegnato la disabilità, che penso che non sia la lezione più grande che proprio mi abbia potuto insegnare la vita. Per quanto la situazione ti possa sembrare ostica e drammatica, non ti preoccupare che qualcosa si può fare. Lo so che è una cosa, come dire, sembra, no? Quelle frasi, non è vero, cioè io ho visto dei miglioramenti, ho riuscito anche a indurre in qualche caso dei miglioramenti anche in gente che non riusciva neanche a parlare sulla sedia a rotelle. Un minimo miglioramento si può sempre fare. Ecco, io penso che perché fare gli insegnanti è un lavoro così bello a qualsiasi livello? Perché in qualche modo c'è un po' una vocazione, se no non lo fai sto mestiere, no? Soprattutto una volta magari quando era facile entrarci, pure, ma oggi tutto è tranne che facile, per cui nel senso io penso che se uno lo vuole fare perché c'ha un minimo di vocazione. Poi può crescere nel tempo, diminuire sicuramente, però vocazione significa anche essere chiaro che uno sia... Si prende l'onere anche di dire, ma l'insegnante che fa? Perché tutti dicono l'insegnante non lavora, 3 mesi di vacanze, 5 ore al giorno del lavoro, poi a casa, tutte queste solite cliché maledetti che sono stereotipi per l'appunto. Però poi non è vero, perché l'insegnante è quello che porta avanti la società, cioè porta avanti, manda avanti proprio come dire, un certo tipo di patto sociale tra le persone, perché crea il terreno comune, crea gli strumenti di emancipazione delle persone. Cioè io penso sempre a che cosa, che fine avrei fatto io senza istruzione, no? Che fine avrebbe fatto ciascuno di noi senza istruzione? E quello lo fanno i docenti. Quando stai così, spesso ti puoi ritrovare alla frontiera. E allora penso soltanto, sì, ci puoi provare, per quanto possa essere difficile, ci devi provare. Spero che un corso come questo ti dia uno strumento in più per provarci. Magari, mo che lo sai, anche quando distruggono il banco, vedo Claudia, che è Claudia che sta a raccontare proprio il basso impero della didattica a distanza. Mi rendo conto che le mie parole non sono molto di incoraggiamento, forse in questo caso, però spero che un giorno le cose che vi sto insegnando vi possano tornare utili in questo senso. Ci sono anche tanti altri bias dei docenti, se volete ne posso dire qualcuno. Per esempio, un bias classico del docente è quello, il cosiddetto bias di stereotipia, cioè quello per cui dici tanto quello di più di così non può fare. E quindi a un certo punto smetti di fare qualcosa per qualcuno, che è un atteggiamento molto sbagliato da un punto di vista pedagogico. Eppure a volte lo facciamo perché pensiamo che non si possono più sprecare le proprie energie. E su quello poi vi rimando a dei video, insomma, che ho fatto per l'altro corso, così se volete potete approfondire e ora possiamo continuare da qui. Aspettate un secondo, vedo qualcuno con la mano alzata. Fammi
Paolo, spero di averti risposto e ti faccio comunque tanti auguri, come li faccio a tutti, che è la cosa più importante. Loriana, prego. Quindi il bias è una sorta di pregiudizio mentale che ci facciamo nei confronti di una situazione che deve accadere o che comunque sta succedendo in quel momento? Non è solo un pregiudizio, cioè a volte può essere, beh, pregiudizio vuol dire una cosa tecnicamente, giudizio che hai prima, giudizio che fai prima di sapere qualcosa. A volte un bias è un pregiudizio, a volte è anche solo un errore di giudizio. Per Ok. esempio, ti faccio per farti capire un altro bias, no? Bias Perché io mi sono immedesimata molto in questa cosa, perché io ho lavorato per anni con i bambini a livello di animazione. Quindi diciamo che forse il mio pregiudizio era quando mi davano una festa di 40 bambini in zone, diciamo, un po' diffamate, no? Della periferia, tipo non so, San Basilio, Tor Bella Monaca, che mi capitavano sempre, e lì partivo prevenuta, no? Come di qui mi devo Sì. impegnare perché avrò un problema. E poi magari andavano meglio questi di quelle a quartieri un po' più alti. Perché le persone Assolutamente. sì, avevano magari delle problematiche, però poi i bambini alla fine erano magari più rispettosi di un bambino di Pariollo. So che è brutto dirlo così, però alla fine Parte, guarda che mi trovi in realtà. perfettamente d'accordo che cioè, i miei ragazzetti di Tor Bella Monaca sono dei lord, c'hanno tutti la DHD, ma sono dei lord, sono dei piccoli lord. No, 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 assolutamente. Il punto è questo: cioè, il punto è che ti ripeto, è una. Noi siamo ancora, cioè, per quanto abbiamo potuto glorificare nel corso della nostra storia culturale, le nostre capacità di ragionamento, noi comunque siamo ancora delle scimmie, eh? Non è che ci abbiamo sta grandissima. Parliamo, però siamo fondamentalmente dei primati come gli altri. E molto del nostro, della nostra cognizione è guidata dall'istinto, è guidata da una necessità di praticità, è guidata da una necessità di rapidità, di spreco, di evitare gli sprechi di consumo energetico, di energia anche mentale. Quindi spesso ci troviamo a fare i conti con questo tipo di. Con questo tipo di eredità, se vuoi, per cui è vero che fa comodo, no? Se, pensa quando vai in un quartiere malfamato di una città, no? Non conosci la città, magari quel posto è il posto migliore del mondo, magari è un posto dove tutti quanti ti accoglieranno a braccia aperte, ok? Però tendenzialmente nella tua vita e nella tua esperienza, tu hai sempre visto che se ci sta tutto devastato per strada, le finestre sono rotte, ci stanno le scritte sui muri e ci sono delle persone losche agli angoli dei palazzi, Diciamo che se prendi quello non è il la posto macchina, migliore, capisci? Que sì. dici quello, dici questo, io questo tipo di immagine l'ho sempre vista associata a qualcosa di pericoloso. Vedi una cosa che gli assomiglia e dici, oh, è pericoloso pure quello. Poi magari non è vero. Il problema è che questa cosa può essere estremamente comoda e utile in alcuni contesti, può essere estremamente pericolosa in altri, perché per esempio il razzismo, l'oppressione del genere sono basate su queste cose qua. Cioè sono basate esattamente su questo tipo di stereotipi qua. Capito? Cioè il fatto che, cioè, sì, il fatto che uno veda tutti i giorni in televisione gli sbarchi dei migranti e c'è sta uno che contemporaneamente ti dice che questi arrivano e c'è sta qualcuno che gli dà 35 euro e c'hanno tutti l'iPhone. Sì, Tu che Facebook fai? testimonia benissimo questo. Prendi delle informazioni che colpiscono l'invidia sociale, la paura di morire della gente, la paura la paura di morire di fame o di diventare povero, che so, paure vere, tipo come condizionamento classico, e gli dici, gli dai un'informazione falsa dicendo, vedi quelli sono tutti uguali, sono tutti cattivi, sono tutti pericolosi. Se voi andate a vedere le pubblicità razziste, che ne so, per esempio, che si fanno in diversi posti, ma anche quelli che stanno facendo in questo momento gli israeliani nei confronti dei palestinesi, gli israeliani stanno a portare un nuovo livello di guerra su TikTok, che è devastante, in cui tutti e tutti i membri delle forze di difesa israeliane sono dei top model, bellissimi, sorridenti, che abbracciano le loro famiglie, e i palestinesi sono tutti i barboni di Hamas con i mitra in mano.
A un certo punto tu che magari sei un quindicenne, dici, ma perché io dovrei esattamente di fare in qualche modo sostenere le ragioni di quel barbone brutto che per me è l'uomo nero, mentre invece ci sta questa bellissima donna israeliana, bionda, con gli occhi azzurri, che mi dice che qua è tutto inclusivo, che noi siamo tanto, siamo gay friendly, poi magari massacrate i bambini, però il bambino io non lo vedo mai, vedo solo stomaco col barbone, capisci? Sì. Sono poi so questioni delicate ovviamente, però sono delle questioni che si basano molto su questa cosa qua. Tutta la propaganda dei razzisti è tutta basata su questo, capito? Tutta la propaganda dei razzisti è tutta basata su questo. Cioè io mi ricordo, ma è una cosa che poi ritorna ciclicamente. Mo adesso sono con gli africani, capito? Però ti ripeto, quando io avevo 17 anni, ero 17 anni, anche quando ero adolescente, che c'erano appena state le guerre occidentali in Jugoslavia e la fine e il crollo del comunismo, la gente andava in giro descrivendo le persone che venivano dall'est Europa come se fossero degli stupratori del 25, cioè una cosa senza senso, capito? Però tu davi sempre quel tipo di immagine là, no? Ricordate, ah, ci stanno persino i meme, i meme su internet, le canzoncine su internet, ecco. Questo si basa sul fatto che le persone non tendono a non ragionare. Se tu gli dai una cosa che li colpisce sull'emotivo e gliene dai tanta da mangiare al cervello di informazione di quel tipo, il cervello comincerà a pensare in quella maniera. Se lo sappiamo, lo possiamo disinnescare. Se non lo sappiamo, lo subiamo. In questo senso, credo che conoscenza sia potere. Su questo sono assolutamente, come dire, fermo, fermo e d'accordo, no? Ma mo anche adesso ci sto ripensando, perché poi ci ripenso come gli americani. Perché gli americani, quando gli italiani andavano in America, non l'avete letto quelle cose, no? Gli italiani puzzano come i ratti, rubano il lavoro, capito? Con queste immagini di chi? Non con l'immagine dei Garibaldi, dei Leopardi, con l'immagine di quelli che rubavano, i mafiosi che andavano a sparare alla gente. Tu crei quello a un certo punto in Italia per 30 anni, non potevi. In Italia per 30 anni essere italiano era un problema, a parte ti mettevano in quarantena come bestia, però c'era un problema anche sociale. Questa è condizione sociale, ma valgono gli stessi ragionamenti. Alfonso. No, una domanda inerente alla prima parte del discorso che si faceva prima, cioè sul Sì. fatto che io personalmente sono un anno che seguo praticamente un ragazzo di 15 anni e un bambino di 7 con problemi di DSA, no? A livello cognitivo. Vabbè, quello di 7 sta parecchio avanti, c'ha sempre un problema d'articolazione del linguaggio, però penso che prima o poi, diciamo, non è la cosa più importante per lui perché ha le capacità logico-matematiche spaventose. Vabbè, ma quello di 15 anni me l'hanno dato, io lavoro a scuola, come Sì. OEPA, me l'hanno dato con una prescrizione neuropsichiatrica, penso, a basso funzionamento. Cioè, volevo chiedere se è normale, un parere, ecco, ma adesso riesce a fare l'espressione come potenze. Spiega un po' meglio in che senso dell'alto funzionamento. Spiegami Allora, un attimo. loro sostengono la terapia che fa, penso che sia una terapia a base comportamentista, parecchio, perché io seguo alcune sedute che fanno, perché la famiglia ha voluto che faceva questa cosa, veniva interferita anche con il programma scolastico, con diciamo, lo svolgimento scolastico, perché questo è un problema da cui poi io non posso di niente, perché sono profilato, faccio la ECI, per cui. Però io ci sto parecchio con questo ragazzo e si è partiti con questo basso funzionamento, ma in quest'anno praticamente io ho visto che lui ha fatto c'ha un livello d'apprendimento sempre sul versante logico-matematico pauroso, cioè nel senso che siamo partiti da zero, siamo arrivati l'altro giorno ha fatto un compito di matematica con sostituzioni su un asse XY che insomma non so cose di terza media. Può essere che hai trovato, ma può darsi, guarda, No, magari era curiosità. no, guarda, Mi faccio il vedere. problema, Alfonso, è che questo è un discorso complesso perché ci potrebbero essere tanti, allora ci potrebbe essere un problema nosografico, cioè nel senso è stata data un'etichetta, però un'etichetta magari che non è, come dire, che non è esaustiva perché ha a che fare solo con alcuni aspetti del ragionamento del ragazzo. Magari questo è a basso funzionamento sul verbale relazionale, invece poi Esatto, però magari sul verbale relazionale, sì, c'è cioè un proprio così. profilo, diciamo, parautistico di questo tipo qua, cioè uno poco Sì, incline alla diciamo socialità e al l'attivazione del linguaggio. c'è.
E allora è un Interesso che. basso, diciamo, basso funzionamento è un termine che si usa normalmente con i soggetti che stanno sullo spettro autistico per dire che è un soggetto che è un autistico che non parla. Si dice l'autistico a basso funzionamento, quindi tra l'altro funzionamento è la sindrome di Asperger, per questo un DSA Sì. con questa etichetta mi ha lasciato un po' basito. Se vuoi magari ne parliamo in privato, perché mi pare una cosa un po' complessa, però sì, volentieri ti do una mano, insomma, a parere, giusto così, pur parlare. E va bene, altre domande invece sui bias, per forza da te ci ritorno, no, ma mi ha incuriosito pure, poi ci ritorneremo. Altre domande su questa parte qua, su quello che abbiamo detto fino adesso invece? Io più che altro volevo chiedere se nessun altro ha domande. No, io volevo solo chiedere se la parte sugli israeliani la lascia quando lo carica su YouTube. Ma guarda, non penso, io non c'ho sinceramente un grandissimo problema a riguardo perché mi chiamo Mattia Della Rocca, quindi tutto sommato, nel senso, non penso di poter essere accusato troppo dei problemi di antisemitismo. Non è una cosa che ho detto io, è una cosa che è emersa su parecchie riviste internazionali. Io penso che quello che stia facendo Israele sia una reazione completamente spropositata e assolutamente non rapportabile a quello che ha fatto Hamas. Penso che ci siano una serie di cose che la caratterizzano come una guerra sporca. Penso che sia un tentativo ai limiti del genocidio ormai nei confronti della popolazione palestinese. Non condivido nulla delle ragioni di Hamas, assolutamente nulla delle ragioni di Hamas, che sono dei terroristi, ma non penso che si risponda al terrorismo col terrorismo. Proprio posso, e questo guarda, posso dirlo anche tranquillamente in pubblico, come lo direi all'interno di un'aula. D'altra parte non ho problemi proprio con nessuno rispetto a nulla di tutto questo. Perché pensi che sia un problema caricare questa cosa qui? No, no, era una battuta, nel senso, in realtà ha risposto esattamente come si doveva rispondere, nel senso, era semplicemente una battuta appunto, ancora sulla disparità di forze anche a livello mediatico, ecco, semplicemente. Questa questione è una questione molto, sai, io Andrea mi occupo di psicologia e di ambienti digitali e quello che sta succedendo, che ti ripeto, non è una cosa che dico io, questa è una cosa che stanno dicendo in parecchi, anche insomma negli Stati Uniti d'America, TikTok sta venendo usato per fare un certo tipo di propaganda che è studiata e anche se a me può interessare studiarla da un punto di vista scientifico, questo non toglie nulla del fatto che lo ritengo un mezzo sbagliato, sproporzionato, di fare la guerra a un popolo, parte per un pezzo di terra grosso quanto fondamentalmente il Molise, ma io non credo che sia, io penso che davanti a un attacco terroristico non si risponde dicendo ai giornalisti di tutto il mondo che si sta per scatenare un attacco di guerra per far entrare le famiglie nei tunnel e poi bombardarle con gli aerei. Cioè, penso che sia una cosa sbagliata. Io penso che sia sbagliata ogni tipo di soluzione bellica che non sia una soluzione bellica di resistenza a un oppressore, a un genocida. Come è successo nel 45 in questo paese, tra il 43 e il 45 in questo paese. Ma non penso che. Io penso che. Come dire, tra l'altro sono anche un grande, ti ripeto, c'ho un rapporto molto buono con molte persone che vengono dallo Stato di Israele e credo che Israele abbia il diritto di esistere, ma credo che abbia il diritto di esistere anche la Palestina e il popolo palestinese, che stanno là proprio come loro, tra l'altro vivono della storia comune e credo che sia anche vergognoso il fatto che ci sia così tanto silenzio da parte della cristianità, per esempio, dall'Europa occidentale rispetto a tutto questo, no? Doveva essere un terreno comune, di cultura comune, di tre grandi civiltà. Sta diventando un genocidio, perché quello è. Comunque, scusate la parentesi, ma avete capito che non è che mi piaccia troppo starmi zitto, nel senso, alla fine non penso di aver detto niente di particolare. Sì, lo caricherò, grazie Andrea.
Francesca, speriamo che non sono tutte su Israele e Palestina. Grazie. Non lo so se ho ragione, è solo un punto di vista che penso che sia iscrivibile all'interno dell'alveo del dibattito democratico, come quello che ci possiamo permettere, ma che non per questo debba fare sconti o edulcorare la realtà. Quando, alla stessa maniera posso dire tranquillamente quello che penso della situazione di Lukashenko, o della situazione di Patrick Zaki o di Giulio Regeni. Non è che se so cose che riguardano l'estero, so cose più grandi di noi. Credo che ciascuno di noi ha il diritto di dire quello che gli pare, fin tanto che non offende, non fa del male a nessuno. Io non penso. So che è una situazione molto delicata, perché se persino Dua Lipa è stata. Dua Lipa e le sorelle Hadid sono state praticamente messe alla gogna su diverse testate americane perché non si sono permesse di dire che la Palestina non merita questo trattamento. Mi rendo conto che è una cosa delicata, però purtroppo io, purtroppo per fortuna, c'ho questa idea e l'onestà per ribadirla. Francesca? Mi è venuto in mente che ieri una mia amica mi raccontava che non so quale attrice ha pubblicato una storia dicendo semplicemente che il padre era nato in Palestina e c'era la foto del passaporto ed è stata, cioè Instagram gli ha tolto la storia, gliel'ha eliminata e lei non si spiegava il perché e un'altra persona, non so se è un altro personaggio famoso, adesso non mi ricordo neanche chi fosse onestamente, ma se volete li vado anche a ricercare, ha risposto che era proprio a causa del fatto che era, che compariva la frase fiera di essere figlia di palestinesi, una cosa del genere, e che nel secondo caso invece la madre di questa persona era stata costretta a cambiare il nome, cioè la nazionalità, in israeliana oppure in Danimarca succedeva, israeliana oppure del Medio Oriente generalmente. Non poteva scrivere Palestina in alcun modo. Lo so, ma d'altra parte, se tu dai potere agli estremisti, se tu dai potere a un gruppo ortodosso d'estrema destra a Gerusalemme nella parte israeliana e a Gerusalemme nella parte araba, cioè, e parlo fondamentalmente degli ultra dell'estrema destra ortodossa israeliana e di Hamas, che sono due gruppi che sono due gruppi che secondo me non hanno altro scopo che quello di continuare a vivere nel loro ordine basato sulla guerra e sul conflitto. E questo di norma è quello che succede. Ti ho detto, stamattina mi sono svegliato e su Twitter ho visto che Dua Lipa e le sorelle Hadid, cioè come dire, una cantante famosa a livello mondiale e due modelle, cioè di certo, come dire, non sono, possiamo, siamo d'accordo che non sono due guerrigliere da centro sociale, no? Siamo d'accordo su questo. Anche Mark Ruffalo è stato costretto a dire sì. Ecco, nel senso, io conosco tante persone di religione ebraica e tante persone che hanno cittadinanza israeliana e nessuna di loro dice che questo è un sentimento comune del popolo israeliano. Ci sono tanti israeliani che sono contro, o persone che lavorano col mondo israeliano che sono contro quello che sta succedendo in questo momento. Come ci sono tanti palestinesi che sono contrari a Hamas, io non so se voi vi ricordate che Hamas, come dire, è emersa a un certo punto, ma una volta c'era altra gente, l'autorità nazionale palestinese non era Hamas. Sì, c'è un grandissimo pressing, c'è un grandissimo pressing, ma io sinceramente non penso anche che io tante volte mi chiedo se questa cosa non l'altra volta me lo chiedevo con un mio amico gentile, non è che eravamo preoccupati nei primi giorni dell'attacco che questo potesse riportare in Europa una nuova ventata di antisemitismo. Perché poi la gente non è che ci sta troppo a ragionare sulle cose, pensa soltanto arabo brutto, israeliano cattivo, uccide i palestinesi, non si rende conto che magari viene anche fomentato da gruppi di destra che hanno ancora un'ideologia legata al nazionalsocialismo tedesco, e poi si ritrova di nuovo magari a propagandare stereotipi sugli ebrei.
Questa è una situazione in cui di solito quando tu aumenti l'instabilità di un sistema, non finisce mai bene per nessuno. Una cosa che mi preoccupa parecchio. Ennio? Sì, allora, scusate se torno più terra a terra Sì, no, fai, in un fai, certo senso. fai No, a bene. proposito di Kahneman, quando hai detto che ci sono appunto questi due modi di ragionare, è quello che lui chiama thinking fast and slow, Sì. dove lo slow è il ragionamento, il fast sono queste Esatto. euristiche. Sai, Kahneman è un questa è un d'altra parte gli storici della psicologia hanno fatto risalire questo tipo di ragionamento a Locke, addirittura, cioè il tipo di ragionamento su queste due modalità a Locke. Kahneman è uno dei divulgatori più noti di questo tipo di sistema, cioè quello che lo chiama fast, lo chiama slow, alcuni lo chiamano sistema 1, sistema 2, però sì, la ciccia è quella lì. Grazie. Prego. Allora, vabbè, sentite che vogliamo fare una piccola pausa, vogliamo fare che mo ci siamo, mi sono accaldato. Ho tutte queste domande così, se non ci sono altre domande. Allora, vabbè, sentite, facciamo così, guarda, facciamo una cosa. Andiamo invece avanti, vi spiego le ultime due che mi interessa spiegarvi bene. Una perché è particolarmente utile e fondamentale per quanto riguarda la nostra capacità di ragionamento intesa come capacità di simulazione di possibili stati futuri. Questa è una cosa che ha molta, veramente molta importanza, perché come sapete, uno dei modi che noi abbiamo di massimizzare l'apprendimento dell'esperienza è quella di pensare a soluzioni alternative. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che noi facciamo qualche cosa, inevitabilmente pensiamo anche, ma se fosse successo questo, allora cosa sarebbe successo? D'accordo? E questo che può sembrare, come dire, anche lì, no? L'ho tirata fuori l'espressione del ripensarci come i cornuti, in realtà questa capacità è una capacità fondamentale della nostra specie proprio per poter massimizzare le possibilità di apprendimento che abbiamo. Vi faccio un esempio, che è un esempio, come dire, che fa un po' ridere, su cui concludiamo questa sezione, ma che mi sembra molto interessante, è l'esperimento di Medvec del 95, che è quella che a monitorare, secondo me è un esperimento molto, molto, molto brillante in realtà. Aspettate, qualcuno, aspettate, devo staccare un microfono, c'è qualcuno con un microfono aperto? Ok, adesso non c'è più, grazie. Praticamente cosa fece Medvec? Cominciò a fare un'analisi delle foto dei volti per andare a studiare le microespressioni facciali della gente che arrivava sul podio delle competizioni olimpiche. Ora, al di là, vabbè, chi ha vinto l'oro, no? Chi è arrivato al primo posto, di solito è arrivato al primo posto, quindi è contento così e non ci sono troppi problemi. Però chi era che aveva la faccia più triste? Chi aveva vinto l'argento o chi aveva vinto il bronzo, secondo voi? L'argento. Esatto, perché stava rosicando, diremmo a Roma. Cioè, cosa era successo? L'argento aveva innescato, come facciamo sempre in ogni contesto, un pensiero controfattuale dicendo: se ci avessi messo un decimo di secondo di meno, ora sarei al primo posto. Invece il bronzo sta facendo la stessa cosa, ma sta pensando dentro di sé: vedi, fossi arrivato un decimo di secondo dopo, adesso neanche stavo qui. E questo lo si vede, come dire, a livello di presa di ragionamento, come poi ci abbia un dialogo fitto e costante anche con gli stati emotivi, no? Regolati da quest'area del cervello che abbiamo già incrociato più volte, che è il sistema limbico, e che in generale. Questa è qualcosa su cui vale la pena di riflettere, ma lo introdurrò, diciamo, un po' più tardi, alla fine di questo corso, quando vi cercherò di farvi capire quanto le emozioni siano collegate alle nostre capacità cognitive. D'accordo? Allora, ragazzi, detto questo, facciamo una breve pausa e riprendiamo fra un po' col problem solving. D'accordo?